ragazze. Ieri sera facevo un po' a mente locale delle cose che dovevo comprare. Oggi è giovedì, ne abbiamo 30 e devo fare un po' di spesa un po' più grossa e le varie altre cose, tipo frutta, verdura. Poi domani è venerdì, ho avuto una settimana terribile di cose da fare. Domani avevo un paio di cose leggere da fare, ma nel frattempo mi si è spaccato un dente, quindi devo correre dalla dentista. Per cui ho detto no, anche la spesa al sabato no, perché poi non trovo niente, perché poi non ne ho voglia, perché essere lunga tutta la vita. Non la faccio sempre all'essere lunga, la faccio occasionalmente ogni 2 mesi più o meno, prendo qualche cosa di un po' più di marca, perché ci sono alcune cose che ci piacciono, e quindi alterno Lidl, MB, e essere lunga, qualche cosa all'ipercopo quando ci sono le offerte. Siccome lo sapete che io sono fortunata, all'omino che mi ha portato la roba mi ha detto che non era mai capitato, avevo preso un ammorbidente dell'esse lunga al talco e qualcosa per provarlo, insomma che si è spaccato e ha sporcato diverse cose, ovviamente, quindi ho già un po' pulito tutto. Comunque, mia figlia ha messo delle cose nel freezer mentre io pulivo le cose che erano nel tappeto, nell'ingresso, prima di portarle qui. Non mi ricordo nemmeno cosa avevo preso di surgelato, vediamo se trovo dove le ha messe. Un minestrone, questo tradizionale, perché ora è il momento di minestrone. Tra l'altro è 1,2 kg, che viene bene, perché io di solito faccio mezzo pacco, mezzo chilo, però in 4 è un po' poco, devo allungare un po' con l'acqua, invece così lo uso tutto. Forse c'era solo il minestrone, perché io non vedo nient'altro. Vabbè, poi se mai glielo chiedo. Poi ho preso delle bottiglie di birra, noi di solito la beviamo con la pizza, occasionalmente ci fa piacere con qualche altra cosa, ne avevo ancora un po' e queste le prendo sempre di marca, perché se no piuttosto non la bevo. Ho provato questa birra messina con i cristalli di sale e mi è piaciuta tantissimo, l'ho già ricomprata, ne ho prese 2. Poi ho preso questa Gran Riserva doppio malto della Peroni nera, molto buona, e poi quella rossa, ma queste qui della Gran Riserva sono veramente tutte molto molto buone. Quanto sporco di sapone, vediamolo bene, onde evitare che poi mi fracassi e scivoli quando lo prendo. Qua c'è un quintalone di frutta, verdura, latte, vabbè, c'è un pacco di baiocchi, questi fasciati singoli che se li portano a merenda a scuola. La birra. Allora, ho preso delle cime di rapa, perché alla Lidl avevo preso le orecchiette, voglio fare le orecchiette con le cime di rapa. Poi ho preso delle pere Williams, un po' toccate queste pere. Poi ho preso 2 melegrane, poi ho preso dei cachimela che sono ancora molto maturi, quindi devo tirare fuori il portafrutta per tenerli fuori. Poi ho preso dei pomodorini ciliegino, non ne vado matta, però una volta all'anno mi piacciono e adesso me li ho visti e mi è venuto proprio il desiderio, i mapo, anzi ora me ne mangio uno. Poi ho preso dell'uva fragola, questa credo che non arriverà domani sera, le mie figlie sono ghiotte, il profumo. Poi ho preso 4 litri di latte, questo parzialmente scremato, microfiltrato, che dura più giorni, scade l'8 di ottobre, insomma ho 8 giorni per bermi 4 litri di latte, più questo qui che addirittura scade poco prima, questo latte fresco alta qualità prodotto di montagna intero, mi ispirava, lo proviamo. E poi ho preso, che pare che l'aiuti a fare colazione, mia figlia più piccola che non fa mai colazione, adesso pare che stia iniziando, questo latte cacao della Nesquik. Ora vado a mettere questa roba in frigo e prendo una cosa. Ragazze, sì, surgelati era solo il minestrone. Qua c'è la roba incriminata, ho preso questo detersivo di Marsiglia marca Esse Lunga, era tutto sporco di ammorbidente, l'odore però era buono. E pesa un quintalone, metto qua. Poi ho preso 2 confezioni di Colgate Max Fresh Cristalli, cos'è? Erano in offerta,
Io preferisco prendere Colgate perché ho la stessa malinconia di mia madre, che c'ha il tappo che si apre e si chiude, fatto tipo clic clac, diciamo. Sa che qua dovrò levarci. Che grosso, fatto così, ecco, perché io non riesco a riabilitarli, cioè vabbè, ognuno fa le sue fisse, no? Poi qua c'erano due regalini, peccato che me li ha tirati fuori perché mi piace cercarli dentro i sacchetti. C'è una mini marmellatina di albicocca, mi piace il vasetto da impazzire, e poi mi hanno mandato di nuovo in omaggio questi concentrati ai sali marini e fiori di loto, che da quando me l'hanno mandato in omaggio è diventato in assoluto il mio ammorbidente preferito, perché è veramente buono, proprio buono buono. Qua c'è un quintale di roba bagnata e bottiglie. Allora, ho preso i succhi, questi marchio Esselunga alla pesca, e ne ho preso due confezioni da 6 per un po', siamo a posto, anche perché piove e pesano e io non ho voglia di andare a fare la spesa continuamente. Poi ho preso questi succhi Ace, di nuovo marchio Esselunga, 6 per 200 ml, e ne ho presi anche di questi due pacchi. Poi ho preso l'acqua tonica, questa è la Schweppes, di queste anche dovrebbero essercene due, infatti, una e una due, un bel po' di scorta per tutto il mese. Adesso da quando me la portano a casa ho ricominciato a fare le maxi scorte mensili. Poi qua c'è delle banane, questa non è bellissima, di solito la frutta e la verdura dell'Esselunga sono molto buone, qua sono un po' andate. C'erano 6 uova biologiche, credo che siano tutte rotte, perché erano insieme ai succhi di frutta, alla tonica. 3 su 6 si sono salvate. Stasera mangeremo uova, perché secondo me, mettendole dentro la confezione di cartone così, lui ha pensato che fosse vetro, ma anche io ho pensato che fosse vetro, e invece c'erano le uova. E vabbè, 3 su 6, però va già bene che non hanno sporcato niente. Vabbè, sì, hanno sporcato il pacco dello zucchero. Oggi c'è un sacco di lavoro da fare, oggi che sono stanca travaserò lo zucchero in una busta di quelle di plastica dell'IKEA, in un sacchetto freezer. Poi ho preso una bottiglia d'olio, questo Costa d'Oro che era in offerta. Io non sono fissata con l'olio, io prendo quello che trovo in offerta. Se è italiano, bene, se non è italiano, pazienza. Poi ho preso queste Nutella Biredi, secondo me fanno i sacchi troppo grossi, troppo piccoli. Oggi non era sistemata proprio bene questa spesa. Vabbè, anche questi nell'idea che fosse a ricreazione mangia qualcosa, perché non mangia niente, non so come fate, ragazzi. Poi ho preso un salsa burger per quando facciamo la serata a McDonald's. Poi ho preso questo patè di salmone, anche per fare dei panini veloci, perché purtroppo con la faccenda ingressi contingentati a scuola, mia figlia più piccola, perché le prime e le seconde superiori hanno un pochino meno ore rispetto a terze e quante quinte, quindi entrano un'ora dopo, entra alle 9, meno 10, però deve fare un recupero pomeridiano, quindi quasi sicuramente saranno 3 se non 4 rientri a pomeriggio, quindi lei finisce all'1:15, mangia 1:15, ricomincia fino alle 2:30, quindi mangerà quasi sempre a scuola. Mi sto attrezzando. Poi ho preso l'estate, perché ho le voglie come le donne incinte di estate, e ne ho preso 2, perché tutti gli estate che forse avrete visto comprare, alla fine io non avrò bevuto neanche una bottiglia, ma va bene. Poi ho preso questa minestra al lecchino della Knorr, già pronta, super veloce, quando arrivo di corsa, per me a pranzo. E poi ho preso una confezione che è fracassata, di buste di zucchero che usa mio marito per l'ufficio, quindi bicchieri glielo comprati, gli zuccheri glielo comprati, mi sa che dovrò comprare le palettine. In passato prendevo i kit su Amazon che c'era già tutto, ma ho visto che non sono convenienti, perché alla fine spendo di più, quindi ora cercherò di mettere questa roba
metterò anche quelli nei santi sacchetti di Ikea, però tanto bisogna che li tolgo dal sacchetto qui. E qua fra uova e sapone oggi non ci siamo proprio, oggi no. Poi qua c'è un altro mega sacco, le bustine che sono bagnate, quindi le aprirò e le travaserò nella zuccheriera se sono buone, se no facciamo le uova sbattute direttamente, facciamo prima. Allora, l'ultimo mega sacco è tutta roba di verdura che va in frigo. Allora, ho preso del sedano, poi ho preso un cavolfiore, adesso che mi viene un po' più freddo sul forno, che funziona bene, me lo faccio al forno con la besciamella. Poi ho preso un'insalata scarola, mi sembra che è bella leggera anche questa, che tutta da lavare. Una confezione di mele, perché a differenza dell'uva che dura pochi giorni, le mele durano tanto. Poi ho tutto bagnato e sporco. Poi ho preso del radicchio semilungo da unire alla endivia, oppure faccio un risotto che a me piace. Poi ho preso l'immancabile zucchetta. E in ultimo ho preso dei finocchi un po' piccini. Questi me li faccio gratinati con un po' di cipolla, un po' di olive, del pomodoro secco, e sicuro che un secco fresco, che sono stra buoni. Io che non ho mai mangiato finocchi cotti. Questa era tutta la mia spesa all'Esselunga. Non sono pienamente soddisfatta come al solito, vi dico la verità, perché è un po' massacrata la spesa. Oltre che le pere bisogna farsele fuori tra oggi e domani, e le banane ce ne ho un paio un po' troppo mature, però vabbè, la mia schiena in ogni caso ringrazia. Poi ecco, ho preso 3 pacchi di carta igienica, questa qua smart, perché a casa mia manca sempre. Mi ricordo Marie Kondo nel libro Magico Potere del Riordino, diceva che una sua cliente aveva talmente tanta carta igienica che le sarebbe bastata finché non moriva. Probabilmente se ci fossero state le mie figlie sarebbe finita in tempo un paio di mesi, perché cioè non faccio che comprare carta igienica. Vabbè, ora vado a... volevo riposarmi, invece no, sono già quasi le 6, sono sveglia dalle 6. E vado a sistemare questa roba, a lavare quello che devo lavare, e per cena ci penserò. Devo mangiare con le uova perché mi secca buttarle, e quindi boh, ci farò una frittata con... boh, anche semplicemente degli aromi. Mia nonna la faceva semplicemente mettendo un po' di aromi dell'arrosto e basta. Mi piaceva così, con un pochino di limone spremuto sopra. Penso che ce la faremo semplice così, con un po' di insalata, se c'è la forza di pulire l'insalata, ma sinceramente non credo che oggi avrò la forza di pulire l'insalata. Tutto al più ci mangeremo dei finocchi conditi. No, non posso perché sono niente spaccato. Niente, scherzavo. Ci penserò più tardi. Va bene ragazze, vado a sistemare tutto prima di ridere e alla prossima, grazie. Niente ragazze, questo qui che io ho comprato, cioè in realtà non me l'hanno regalato, l'ho comprato e l'ho pagato anche parecchio, ero convinta che fosse un mega bottiglione di ammorbidente. Infatti quando non ho trovato l'ammorbidente sono rimasta un po' male. In realtà mi sono accorta che ho un profumatore per biancheria. E, di solito li compro, li uso, metto in asciugatrice, non spendo mai così tanto, e ora spero che questo si possa mettere anche in asciugatrice, perché comunque l'ammorbidente è già super profumato di suo, non c'è bisogno di aggiungere il profumo, esce profumatissima la rosa, la roba. Vorrei provare a vedere se riesco a metterlo in asciugatrice. Qua c'è come ho aggiustato quello che potevo, e le bustine bagnate le ho, per fortuna lo zucchero dentro era ancora asciutto, e quindi sono riuscita a metterlo direttamente dentro la zuccheriera. Oggi è arrivato anche il caffè, che su Amazon ho preso queste capsule di Splendid, e quindi insomma per un bel po' sono a posto. Mi secca molto, ho speso tipo 6 euro per questo affare qua, vabbè ormai ce l'ho, mi durerà un'eternità. Ora me lo studio bene, vedo se riesco a metterlo in asciugatrice.
Buona serata da una me pasticcione. Sì, ragazze, va anche nell'asciugatrice. Vabbè, allora sono contenta. Mi lascia un buon profumo. Lo uso subito.